Riprendo la linea per parlare di un argomento estremamente bello ed estremamente specialistico e ritengo anche molto avvincente. Infatti, dovrebbe esserci collegato con noi Andrea Licciardi. Ci sei, Andrea? Certo, Sono, mi sentite? ti sentiamo bene. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao, Peter. Ciao, ciao Paolo. Vi spiego chi è Andrea. Andrea è un laureato in scienze e tecniche avanzate dello sport, ma soprattutto è quello che nel calcio, nel basket, in questo caso poi vedremo che parliamo di calcio, è un training load analyst, cioè uno che fa l'analisi, diciamo, della prestazione e lavora con il Torino Calcio. Sì. Oh, sono stato corretto, vero, nel presentarti? Assolutamente, Se poi sì, vorrei ma aggiungere qualcosa, io tra tutte le cose che si possono dire di te, ho preso quelle che mi sembravano più peculiari, più rappresentative e vorrei passarti la parola perché tu ci raccontassi come la performance si può costruire anche in laboratorio. assolutamente, sì. Grazie mille intanto per l'invito, grazie alla Scuola dello Sport della Sardegna e un saluto a tutti chi ci sta seguendo da casa. Allora, io sono Andrea Licciardi, mi occupo di preparazione fisica e di monitoraggio dei carichi di allenamento. Fa figo questo termine, è un po' training load analyst, però è un'evoluzione un po' rispetto a quello che si è abituati a pensare del mondo dell'allenamento. È una figura che è nata negli ultimi anni, molto specialistica, che si occupa di monitoraggio della prestazione fisica dei giocatori a tutti i livelli. E nello specifico io mi occupo di quello che è il monitoraggio del carico nel calcio, l'argomento un po' legato al lab e il perché noi, anche come associazione privata, come Performance Lab, che è l'azienda che ho sviluppato insieme ai miei soci, ci occupiamo poi di monitoraggio a 370 gradi della performance degli atleti e poi anche di fare interventi, creazione di formazione, webinar e corsi online. Principalmente però, rifacendosi un po' a quello che è l'argomento della mia relazione del monitoraggio dei carichi di allenamento, io ho esperienza, ho sviluppato queste competenze nel percorso universitario e nel mondo della formazione su quello che è la specificità del gioco del calcio e l'utilizzo dei sistemi GPS. I sistemi GPS sono dei sistemi che tutti noi abbiamo anche nel cellulare o nella macchina per muoverci, ma nel mondo del calcio hanno rivoluzionato quello che è il monitoraggio della prestazione fisica dell'atleta. Si è passati da utilizzare solamente 10-15 anni fa la frequenza cardiaca a integrare i parametri di frequenza cardiaca con altre tecnologie indossabili. Il sistema GPS considerate che è un sistema molto piccolo che facciamo indossare ai nostri atleti e tramite questo noi ricaviamo delle informazioni molto utili per poi tracciare un profilo cinematico o un profilo del movimento del nostro calciatore. Considerate che quando guardate una partita di calcio vedrete il calciatore muoversi sul campo e spesso c'è un po' la diatriba tra gli allenatori, i preparatori fisici, gli opinionisti, che il calciatore faccia uno sforzo di poca intensità durante la gara, perché rispetto ad altri sport è un atleta che cammina molto. Se guardate la prestazione, vi accorgete che un calciatore è mediamente impegnato per circa 45-55 minuti in una gara che dura 90 minuti. Quindi per il resto del tempo il calciatore è fermo o cammina, però spreca energia perché spende energia facendo quello che sono un po' le accelerazioni, le decelerazioni, i cambi di direzione e tante azioni di alta intensità quando fa la sua prestazione. Quindi da quel punto di vista lì, a noi preparatori è molto utile per poter monitorare e dare un report all'allenatore. Voi vedrete in un report del preparatore fisico del training load analyst integrare i propri dati, quindi la distanza percorsa, le accelerazioni, la potenza metabolica e altri parametri della prestazione che sono utili nel mondo del calcio, soprattutto per l'allenatore, per il preparatore, per capire la prestazione, come questi parametri possono essere ulteriormente utilizzati per andare a dare un peso specifico a quello che è la gara. Quindi facendo questo passaggio, iniziando a pensare che monitoriamo i nostri giocatori con un sistema come il GPS,
che funziona a livello dei satelliti, che mi dà la posizione in tempo reale del giocatore. Fatte tutte queste premesse, arriviamo poi a definire quella che è direttamente l'aspetto più importante, che è ricavare informazioni utili per poi andare a creare un report efficace con l'allenatore. Perché questo? Perché noi abbiamo questo obiettivo come training load analyst, calcolare e conoscere in maniera minuziosa la prestazione dei giocatori per poi riuscire a creare dei report efficaci da comunicare con l'allenatore. E questo è quello di cui mi occupo io al Torino con la Primavera. Siamo due preparatori fisici e ci occupiamo di integrare insieme i dati che vediamo arrivare dalla parte del carico esterno, principalmente io e il mio collega Vincenzo Franco, che si occupa della parte di monitoraggio del carico interno. Integrando le due variabili, che sono poi l'aspetto secondo me fondamentale, perché spesso si premia un aspetto trascurando l'altro o viceversa, si deve essere in grado di avere più informazioni sulla prestazione fisica dei giocatori. Detto questo, noi non ci soffermiamo solamente a questa analisi, ma si è visto che poi in letteratura scientifica ci sono anche altri aspetti da curare. Poi sono veramente importanti, abbiamo parlato nelle dirette che ho potuto seguire anche della performance dal punto di vista cognitivo e tanti altri aspetti che spesso vengono trascurati. Quindi penso che sia fondamentale, che sia molto molto importante valutare quelli che sono gli aspetti della fatica, del recupero, delle attivazioni neuromuscolari negli atleti, quindi utilizzare sistemi quali l'elettromiografia di superficie o altri sistemi come la variabilità cardiaca. Quindi tutti questi aspetti sono importanti per un preparatore atletico, sono importanti per un analyst, ma sono soprattutto importanti per l'allenatore, perché l'allenatore deve avere informazioni semplici, accurate, per poter poi fare la sua analisi, integrare i parametri che arrivano intanto dall'analisi tecnico-tattica che fanno i match analyst, ma soprattutto i parametri che possono essere utili per lui per modulare l'allenamento. Tante volte si fa sempre il processo contrario, si crea l'allenamento, ma non si tiene in considerazione di quanti giocatori realmente possono essere coinvolti nell'allenamento, soprattutto che stress hanno subito, se hanno ancora della fatica residua o se si possono allenare al 100%. Altre volte, in alcuni contesti extraeuropei, o in Inghilterra spesso si utilizza fare un ragionamento misto dove si va a integrare, si va a vedere quelli che sono i parametri del carico fisico, del carico esterno, carico interno, variabilità cardiaca e altri aspetti che vengono sempre valutati o soggettivamente dall'atleta con le scale psicometriche o oggettivamente con alcuni sistemi di monitoraggio del carico interno. Si fa questo ragionamento, si comunica tutto all'allenatore, sa comprendere bene i dati e sa utilizzare bene questi dati per poi programmare il suo allenamento. Quindi il messaggio che volevo far passare in questo intervento è proprio questo: è importante affidarsi a figure esperte che continuino a studiare nonostante l'evoluzione delle tecnologie, che spesso non sono così affidabili, ma possono permettere veramente al preparatore atletico, all'allenatore, allo staff, in questo caso nel mondo del calcio, di migliorare enormemente il proprio servizio, la qualità e aumentare la performance di quello della squadra e del singolo calciatore. Quindi Paolo, questo è il mio intervento. Ti ringrazio veramente per la disponibilità. Ringrazio Gianmario Migliaccio e tutta la scuola dello sport che Siamo mi ha invitato per questo evento. noi nella mia persona, naturalmente, che ringraziamo te. È estremamente interessante il tuo messaggio e soprattutto anche il take home message è molto importante, cioè si può far molto, ma attenzione di farlo fare a persone competenti, perché altrimenti corriamo il rischio di avere dei falsi dati. Ti vorrei fare una domanda. Certo. Conosco un po' di più l'altra metà di Torino, no? E da sempre, ti faccio un esempio, sono convinto che nonostante giochino da molti anni uno a fianco all'altro, Chiellini e Bonucci dovrebbero essere preparati in maniera abbastanza diversa. Allora, quanto tu credi che in realtà tutte queste analisi che voi passate all'allenatore e che molto servono per delle valutazioni di tipo tecnico-tattico,
potrebbero invece essere utilizzate per personalizzare veramente al massimo la preparazione, intendendo carichi, scarichi per ciascun giocatore, arrivando magari ad avere una, insieme a mille altre naturalmente precauzioni, avere anche una riduzione, diciamo, di quegli incidenti che molto spesso ci sono nel calcio e che sono spesso legati al fatto che, non c'è dubbio, si gioca molto frequentemente. Assolutamente. Guarda Paolo, sono completamente d'accordo sul fatto che bisogna individualizzare intanto la richiesta dei carichi di allenamento. I giocatori di alto livello, penso in Juventus, conoscendo un po' di persone che lavorano in questo club prestigioso, fanno già questo, studiano un modello di prestazione individuale, perché le richieste dei difensori, ad esempio hai citato Chiellini e Bonucci, in gara sembrano simili ma sono totalmente diverse. Assolutamente. Assolutamente. E quindi da lì bisogna individualizzare il modello di prestazione dell'atleta e proporre poi dei programmi di training e soprattutto dei programmi di prevenzione. Il termine prevenzione, certo, forse è un pochino utilizzato a sproposito, ma alla fine si tratta sempre di ridurre quelli che sono gli infortuni. Quindi il, certo, programma deve essere specifico sull'atleta. Poi tante volte non si può fare con i giovani, si ha difficoltà a fare questo per motivi organizzativi, certo, tempo e volontà, però un atleta evoluto non si può allenare come il proprio compagno seduto di fianco in spogliatoio, si deve allenare nella maniera migliore per lui, perché Chiellini avrà la capacità di sopportare certi carichi che Bonucci non ha, e quindi anche a livello biomotorio la richiesta deve essere totalmente differente, quindi certo, concordo con questo aspetto. Il tuo parere naturalmente mi fa molto piacere, e anche perché io dico da sempre, in qualità di metodologo dello sport, che c'è una grande attenzione nel programmare la struttura del carico, ma non c'è altrettanta attenzione nel programmare la struttura dello scarico, che molto spesso viene ridotto a magari a una giornata oggi giornata di scarico, all'interno della quale magari uno prende l'aereo e va a una festa a Parigi, non so se mi spiego, se sono liberi, no, ne hanno il diritto. Però credo che invece bisognerebbe far passare anche questo concetto, soprattutto nel calciatore professionista, che a mio modo di vedere è un atleta vero, che come va programmato con attenzione il carico, ma anche lo scarico va programmato, non è solo un momento di libertà, non è un fence out, no? Cioè fuori dal recinto e così via. Già, assolutamente. Guarda, in chiusura di questo ti posso dire che stiamo studiando un po' quelli che sono gli effetti della fatica a livello muscolare dal punto di vista proprio dell'attivazione elettromiografica. Certo. Questo è un campo di interesse che sto coltivando, perché noto veramente che ci possono essere delle differenze enormi tra atleta e atleta, tra arto e arto, in funzione dei carichi. Quindi nei, certo, prossimi anni qualcosa da quel punto di vista si svilupperà ancora di più, perché, come hai detto tu, il recupero è una parte fondamentale del processo di allenamento e soprattutto permette a noi preparatori e agli allenatori di avere i giocatori più performanti durante la stagione, che poi è la richiesta di tutti, perché se no si allena e basta e poi non, certo, si riesce ad allenare. E alla richiesta anche dei tifosi. E dei tifosi, assolutamente. Ti ringrazio moltissimo, intervento eccezionale, ma soprattutto che porta a riflettere su tante cose. Grazie, Andrea. Grazie, un saluto a tutti. Grazie a tutti. Passo la linea alla regia.